L'uomo deve essere salvaguardato al centro, eccetera. Ma questo lo è sempre stato. Lo è sempre stato. Nella tradizione giudaico-cristiana l'uomo è il mago dei, è incaricato di dominare sugli animali della terra, i pesci delle acque, i volatili del cielo. E questo ha fatto. E la nostra rovina è proprio questa. Che l'uomo, come dice bene Edward Wilson, quello che ha scritto un bellissimo libro di sociobiologia negli anni 90, l'uomo è diventato, tra le specie viventi, la più distruttiva delle forze geofisiche. È diventata una forza geofisica, capito? Allora l'uomo bisogna abbandonare il modello antropocentrico e mettere al centro la vita, quindi fare un modello biocentrico, perché è la vita che dobbiamo salvaguardare. E solo salvando la vita salviamo anche l'uomo. Ma se l'uomo è di sopra dei viventi non ci salveremo più.